Mi chiamo Francesca La Rovere, sono una docente precaria di latina e insegno nella scuola secondaria di primo grado dal 1999. Mi sono abilitata tramite concorso SIS e ho conseguito 3 master e un corso di specializzazione, oltre ad aver seguito varie iniziative di perfezionamento. Insegno annualmente con incarico del CSA e purtroppo cambio sede ogni anno e classi. I docenti precari che lavorano regolarmente nelle nostre scuole sono più di 100.000. Con la loro presenza garantiscono il regolare funzionamento di tutte le attività didattiche. Mi chiamo Maria Rosaria Trani e sono una docente precaria della scuola primaria di Latina. Sono abilitata mediante il superamento di un concorso ordinario dal 1997. Sono laureata in filosofia e ho conseguito 4 corsi di perfezionamento e molti titoli culturali. Insegno con incarico annuale dal 97, cambiando sempre istituto e classe. Senza di loro non sarebbe possibile svolgere gli esami o andare in gita scolastica. Mi chiamo Maria Elisabetta Fusco, sono una docente precaria della scuola primaria della provincia di Latina. Mi sono abilitata con un concorso ordinario, ho conseguito 4 corsi di perfezionamento e possiedo vari titoli culturali. Lavoro con incarico annuale dal 2000, cambiando ogni anno istituto, ovviamente anche classe. La normativa europea prevede che il contratto a tempo determinato debba essere un'eccezione. Per noi è una regola. Sono Alessandra Fiorito, sono una docente della scuola primaria della provincia di Latina, precaria dal 1999. Ho conseguito l'abilitazione mediante il superamento di 2 concorsi ordinari, ho 4 titoli di perfezionamento e diversi titoli culturali. Cambio ogni anno classe ed istituto. Rendiamo meno precaria la nostra scuola. Assumiamoli. Autorizzazione ministeriale richiesta. Aspettiamo risposta.